Una giornata dedicata alle due ruote, al traffico sostenibile, alle buone pratiche per incentivare una mobilità meno inquinante e più friendly. Ha avuto questo significato l'incontro organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, FIAB, che si è svolto a Palazzo Barbieri, in quello che proprio in questi giorni è un vero e proprio weekend dedicato alle due ruote. Primo atto il convegno dedicato ai comuni ciclabili, l'occasione per valutare il livello di ciclabilità dei comuni aderenti, tra questi anche. Verona, che ha ottenuto un punteggio ad oggi di due bike smile su cinque e che ha ancora in serbo molti progetti per migliorare la mobilità su bicicletta. Questa iniziativa è un po' la chiusura e l'inizio di un percorso nuovo, anche per noi rappresenta l'inizio di un percorso: il fatto che siamo stati certificati da Fiab come comune ciclabile, partiamo da due bike smile, quindi ovviamente una progressione, la possibilità di vedere in questo senso una sfida che ci pone ai blocchi di partenza per poter migliorare la ciclabilità cittadina. Noi con l'inizio della nostra amministrazione da un anno e mezzo abbiamo già iniziato a fare un percorso per eh, andare verso la mobilità attiva. FIA definisce mobilità attiva quella che viene effettuata non utilizzando necessariamente solo l'automobile privata, ma utilizzando il mezzo pubblico, andando a piedi, utilizzando eh, appunto la bicicletta. Già abbiamo cominciato a impostare i primi interventi infrastrutturali su quella che è la ciclabilità e nei prossimi anni vedremo la realizzazione di nuove piste ciclabili, ad esempio quella di collegamento tra la diga del Chievo e la pista ciclabile di Bussolengo, da via San Marco verso la stazione, sempre in freccia al canale Camuzzoni, piuttosto che il collegamento da Portapaglio fino a Castelvecchio, quindi tanti progetti insieme anche a quello del Savai, quindi pista ciclabile della Savai fino a San Zeno. Sono investimenti che sono intorno ai 5 milioni di euro quindi investimenti importanti che abbiamo messo a budget fin da subito per investire sulla mobilità attiva, dicevamo appunto. Questo perché è sì un blocco di partenza, ma per noi il traguardo è migliorare la vivibilità cittadina, anche l'aspetto ambientale, ma non solo. Io avendo la delega mobilità e traffico vorrei che diminuisse il traffico e quindi interventi infrastrutturali sono necessari anche per questo obiettivo.